Tutte. Oggi è mercoledì, è arrivato ieri sera il pacco di Iso Plus, l'ho appena spacchettato, ho preso su fuori un articolo, ho preso molte cose, molte quantità della stessa cosa, ne ho preso uno per tipo e ve li faccio vedere. Allora, Iso Plus, per chi non lo conoscesse, è un sito internet che vende sia mangiare per mangime, cibo diciamo per gli animali e di compagnia naturalmente, i nostri pet. Anche tutto quello che riguarda la loro cura, che può andare dallo shampoo fino ad arrivare a una cuccia, tutte queste cose. Naturalmente potete fare l'ordine online e io mi trovo molto bene, ordino qui da anni, mi trovo bene un po' con tutto, sia la qualità dei prodotti, sia come il materiale mi arriva, sia per le scadenze che sono lunghe. E mi è capitato in passato di avere un problema con una spedizione perché era arrivata un po' schiacciata, rotta, me l'hanno sostituita, insomma non ho avuto problemi nel bene e nel male, quindi mi sento di parlarvene sempre bene. Quindi, era un po' che non registravo il video di spacchettamento perché solitamente compro sempre le stesse cose, quindi non mi sto tanto, non mi dispiace starmi a ripetere. Ma dato che ci sono nuovi iscritti e una ragazza in specifico mi ha chiesto di parlare un po', ne approfitto. Vi volevo ricordare che se fate il login e vi registrate avete la possibilità di acquistare il pacchetto risparmio, che non è altro che una piccola quota di pochissimi euro che pagate una volta all'anno, che vi dà la possibilità di avere uno sconto su tutti gli ordini in più che fate all'interno di quell'anno. E in più avete anche la possibilità di accumulare dei punti con i quali potete comprare, potete mettere nel carrello gratis dei prodotti che loro hanno. Io ho preso per il gatto di mia suocera un giochino, poi ogni tanto prendo delle altre, degli snack, magari qualcosa così. Allora ho comprato, andiamo al dunque. Ho comprato questi croccantini della Royal Canin. Io prendo gli Edging 12+ perché il mio gatto ha 15 anni e li prendo la versione sterilizzata perché lui appunto è sterilizzato. Questa è una confezione, mi sembra da 400 grammi, sì, e lo vendono singolarmente, ma vendono anche la confezione da 3, che è naturalmente a un prezzo inferiore. Non vi so dire adesso qui tutti i prezzi perché non ho la fattura col sotto mano, ma andate a vedere sul loro sito www.zooplus.it e trovate tante tante offerte. Io ho preso due confezioni da 2 set da 3, quindi 6 pacchi in tutto. Con questo fate indicativamente una settimana, dopo certo dipende da quanto pesa il vostro gatto. Qui dietro c'è una tabella che riassume dai 3 ai 6 kg e a seconda se il gatto è in forma un po' cicciotto quanto gli dovete dare. L'altra scadenza è il 5 ottobre 2021, quindi c'è il coso lì, ci sono lì. Il 5 ottobre, scusate, c'è Angelica, se sentite un rumore sul fondo, è lei che sta guardando un cartone a tutto volume, intanto si sta guardando, sta usando l'aerosol perché ancora il raffreddore, quindi vi faccio aerosol, dico 3 settimane che facciamo aerosol. L'hai trovati? Bravissima. Poi ho questa, e scusate anche la mia faccia perché ci siamo svegliate da poco e ho fatto i pacciocchi, ma voglio farmi una maschera viso e lavarmi i capelli e quindi non mi sono stata a ghindare per questo video, ma penso che mi perdonerete, mi sono giusto infilata una maglietta per fare il video. Poi ho acquistato questi, che tra l'altro li ho comprati per errore perché pensavo fossero i soliti Whiskas, tipo i Temptation, sapete, quei biscottini ripieni che a lui piacciono tanto. In realtà sono i Crunch, questi qua, che sono dei piccoli croccantini, credo che si possano essere mangiati così o addizionati anche all'umido per dare un po' di croccantezza al piatto, o anche mangiati proprio come croccantino, come snack. Il mio gatto è molto 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 difficile per queste cose, per quello gli avevo preso questi perché ero sicura che li mangiava. Li ho visto che li ha assaggiati, li ha mangiati, ma non li ha mangiati tutti, quindi vi faccio sapere in seguito. Se passa l'altro rosso, memeo della mia vicina, penso che possa razzolare via tutto in 3 secondi, ma questi li ho presi solo per il mio gatto perché qua si nutrono anche i gatti del vicinato. Poi ho preso per mia suocera questo kit di queste, chiamiamole vitamine, paste vitaminiche per il gatto. Praticamente, aspettate, non vedete la scadenza di questo, se lo trovo. Questo scade il 12 marzo 2021.
E ho preso anche queste paste che scadono, ve lo dico subito così non mi dimentico, aprile 2022. Solitamente io li prendo questa al malto, andiamo a 6 confezioni alla volta, all'interno ce ne sono 6, quindi 36 bustine. Adesso non vi faccio vedere il pack, ma sembra un po' una confezione tipo quella del Gaviscon, no? Per intenderci, delle medicine nella bustina con il liquido dentro. E questa volta però c'era il set Provami, che comprendeva 3 gusti, 6 pack in tutto, ma 3 gusti diversi. E ho preso questo, che sono sicura che gli piaccia, che è quello al malto. E queste sono, aspettate un attimo, crema multivitaminica, crema speciale con vitamine, oligoelementi e taurina. Poi gli ho preso questo, che gli ho già preso per esempio in passato. Questo dice speciale crema contro i boli di pelo con estratti di malto e formaggio, agevola la digestione. E poi gli ho preso queste, che invece è rosa, cambia il colore praticamente qua, speciale crema contro i boli di pelo con estratti di malto, agevola la digestione, anche questa. Mia suocera gliene dà uno ogni tanto, adesso che quelli che aveva a casa erano vicino a scadenza, si è abituato il gatto a mangiare uno tutti i giorni, perché vicino a scadenza mia suocera li vuole smaltire, aveva già fatto riordinare questi, adesso il gatto va in cucina dove sa che sono raspa e se li vuole far dare, quindi comprateli ragazzi, vi fate un bene al vostro gatto. Gli date un po' di, come si dice, un po' di vitamine, e li fate bene anche per il pelo, anche per la digestione, e al gatto gradirà perché sono buoni. Si trovano molto, molto, sono molto convenienti questi sul Top Plus. Quindi del programma Fedeltà, quindi ve l'ho detto, e del cumulo dei punti ve l'ho detto, arriva molto velocemente, arriva credo dalla Germania, se ricordo bene. E arrivano molto velocemente, io non ho mai avuto problemi di consegna, e quindi niente, io vi consiglio di andare a dare un'occhiata, andate a curiosare quello che prendete di solito voi per il vostro amico animale, per il cane, per il gatto, quello che è. Io in passato compravo anche per il cane, ma adesso non ce l'ho più, quindi ordino solo per il mio micio Rambo, che, come per chi non lo sapesse, le nuove scritte, è un micio europeo, cioè per il cane si dice bastardino, per il gatto meticcio, non so come si dice per il gatto, è europeo, comunque un gatto non di razza, ecco, diciamo così. È, credo, a 15 anni, ha fatto il 25 aprile 15 anni, è un gatto europeo, quindi è un incrocio tra un gatto, dovrebbe essere un incrocio tra, perché era selvatica la mamma, tra un gatto tutto grigio, tipo un certosino, ma non di razza, e il papà dovrebbe essere un incrocio con un persiano nero. Infatti qui su nella testa Rambo ha tutto un pelo lungo, il veterinario quando l'ha visto, che gliel'ho portato da piccolina, mi ha detto sicuramente qui c'è la zampina di un gatto persiano o un gatto comunque a pelo lungo, perché è un po', ha il pelo che si vede che è di un gatto di razza, mescolato con un gatto di razza, e anche la forma comunque è un gatto che va leggermente verso il sedere, non è dritto, va leggermente verso l'alto. Anche le zampine un po' più corte, un po' più tosto, e ha la coda rotta, un pezzettino di coda rotta, ma comunque la coda è corta. Quindi il veterinario mi ha detto che potrebbe anche essere, non è detto, potrebbe essere una coincidenza, però potrebbe essere anche incrociato con un bobtail. Comunque il carattere del bobtail direi che ce l'ha tutto, quindi le probabilità possono esserci, ecco. Sì, è un gatto un po' particolare, non è particolarmente affettuoso, ovvero lo è molto se decide lui, ecco, se no, se invece gli vuoi fare tante coccole nel momento che lui non vuole, è anche abbastanza aggressivo, ma per il resto quando insomma dorme con noi, sta con la bambina, con Angelica è abbastanza buono, a parte quando lei gli corre dietro con lo spustino, la colnaffiatoio o lo spustino da darla coi fiori, che si arrabbia notevolmente, a volte capita anche che gli abbia dato dei graffiati un po' importanti. Comunque è massimo un buon gatto, insomma. Niente, quindi ragazze, io vi ho detto tutto. Se riesco e ho un attimo di tempo, vi metto nel box informazioni almeno il link che vi rimanda alla home page di Eso Plus. Andate a curiosare un po'. Io vi mando un bacio, vi do le solite raccomandazioni che ho in tutti i video, che sono quelli di, se vi è piaciuto il video, di lasciare un like e un commento. Di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i futuri video, di condividere il video se vi volete aiutare a crescere, e poi se vi va seguitemi su Instagram, là sono nel mondo di Alisa76.
quando ho un attimo di tempo posto sempre ogni tanto qualcosina nelle stories, ho fatto qualche post, e se mi volete chiedere qualcosa comunque qui nel mio box informazioni trovate la mail, la mia email, e comunque anche in direct su Instagram, quando posso vi rispondo sempre, insomma. Io vi mando un bacione, alla prossima, ciao a tutte!